Questo podcast è un esperimento di collegamento tra i segni del cielo con la nostra vita. Il filo conduttore è il mandala celeste del servizio. I 12 segni zodiacali possono essere visualizzati infatti come un mandala celeste e associati per analogia a 12 campi della nostra vita in cui agire con spirito di servizio. Bentrovati, sono Mariuccia Sofia e vi guido in questo nuovo podcast dedicato al mandala celeste del servizio, che in questa seconda puntata ha come protagonista la costellazione di Taurus, correlata ad un campo di servizio decisamente molto attuale, l'osservazione e il riconoscimento della realtà. Capiamo in che modo, ascoltando subito la narrazione del cielo da Barbara Marotta, che per il gruppo di Astrosofia Aldebaran, autore di questa serie, ci illustra come si presenta il gioco dei pianeti in questo mese di aprile-maggio, in cui appunto viviamo nella influenza della costellazione di Taurus. Bentrovata Barbara. Buonasera, buongiorno a tutti, a te Mariuccia, grazie. E sono contenta di avere questa opportunità di parlare del nostro cielo. Allora, quali inviti ci fanno gli assetti planetari in questo mese, Barbara? Ecco, diamo un'occhiata. Il 20 aprile il Sole entra in Toro, è il segno in cui transita poi fino al 21 maggio, quando entrerà poi in Gemelli. Il Toro è un segno dell'elemento Terra e la Terra in questa fase più che mai attrae il nostro sguardo, quando è il momento che la natura sboccia in gemme, fiori meravigliosi di infinite forme, colori, profumi. È un vero tuffo nella bellezza che ci vuole contagiare per cercare il bello in tutti i campi della vita mentre cresce la luce solare all'orizzonte. La natura ci mostra la qualità indispensabile che sostiene il crescere e il fiorire. È la forza propulsiva che l'uomo ha a disposizione come volontà. Il segno del Toro invita a sviluppare in particolare la volontà che mira al bene comune e sa affrontare e risolvere i conflitti per trasformarli in armonia. Quindi vediamo in maniera specifica quali sono i segni più importanti, fondamentali del cielo di questo mese. Ad accogliere l'ingresso del Sole proprio nel segno del Toro c'è Urano, il pianeta che produce cambiamenti di situazioni e di stati e resterà in questo segno ancora fino al 2025. E congiunto ad Urano c'è anche Mercurio, il messaggero celeste che crea il contatto tra i mondi. Questo ci propone la richiesta di una nuova comprensione del bello, che include la visione della parte invisibile, eterica della vita e alimenta la nostra facoltà di comunicare con il cosmo, con il cielo, con la terra, nonché con tutti gli esseri con cui veniamo in contatto. Mercurio attiva il centro del cuore per insegnarci sempre meglio a distinguere tra bene e male, tra ombra e luce, tra caos e bellezza. Data la sua velocità di transito durante il mese, Mercurio entrerà in contatto con vari pianeti, con Saturno, con Plutone, con Giove e con Nettuno. E attraverso questi contatti intensifica la capacità di intuire e di assumere la responsabilità dei nostri pensieri e delle nostre percezioni, trasformandoli e raffinandoli per conquistare uno spazio interiore più ampio, più inclusivo, più amorevole. Parlando della bellezza come una delle qualità fondamentali del Toro, prendiamo in considerazione la dea della bellezza, Venere, che in Toro ha il suo domicilio. E pensiamo a Venere come la nostra parte che cerca la relazione con tutto ciò che è importante per la nostra vita, al fine di ricollegarlo, anche se inconsciamente, alla nostra essenza. È uno strumento per sentirci collegati e uniti.
Venere inizialmente in Pesci, dove è in contatto con Nettuno e con Giove. Si impregna di quell'energia d'amore e di inclusione che ci fa percepire l'altro, in termini di concetti, persone, situazioni, in modo più delicato e comprensivo. In Pesci, tra l'altro, per tutto il mese transita anche Marte, il pianeta che propone quella nota di idealismo che ispira l'azione. È un'intensificazione del collegamento con il piano delle idee, degli alti valori di purificazione e di redenzione della materia, che richiede l'osservazione di ciò che accade da un punto di vista più elevato, per cogliere significati più profondi espressi nella realtà concreta. Questa è un'osservazione che può tradursi da una parte in annebbiamenti o illusioni, da una visione involutiva ancora separativa, che può creare tra l'altro anche falsi idealismi, o invece d'altro canto può produrre riconoscimenti della realtà superiore da un punto di vista evolutivo. Il 2 maggio Venere entrerà in Ariete e possiamo percepirne l'appello ad utilizzare in modo attivo il raffinamento ricevuto in Pisces, nei Pesci. L'apice del mese e anche di tutto l'anno astrologico intero è il Vesak, è il plenilunio del Toro, che avverrà il 16 maggio. È considerata la festività della luce. E secondo gli insegnamenti spirituali è il momento in cui potenti energie di volontà di amare vengono trasmesse da un livello spirituale elevato. Il contatto di questi giorni con il mondo invisibile, in silenzio, in raccoglimento, ci offre un'opportunità per accogliere un'energia psichica intensa da custodire e diffondere come buona volontà anche nel successivo mese dei Gemelli. Ecco, Barbara, intanto grazie per questa ampia panoramica che ci hai offerto di questo mese, che come sempre si presenta intenso, ma credo che tutti i mesi da qualche tempo a questa parte li stiamo percependo per questa intensità e per questi particolari movimenti dinamici del cielo. Hai citato la volontà di bene che può aiutare a risolvere in armonia i conflitti, questo è un bell'auspicio. Hai parlato anche dell'importanza di un pianeta così forte come Marte, che idealisticamente ci porta anche a difendere certe posizioni, e hai parlato della bellezza come chiave di anche evoluzione, risoluzione anche di un momento così delicato. Ecco, allora, visto che questi nostri incontri nascono proprio con l'intento di aiutarci a comprendere qual è il messaggio per noi, umanità comune che cammina, bipedi che camminano su questo pianeta, in che modo, relazionandoci a questi grandi temi, secondo te possiamo dare, come dire, una mano, una presenza, un dire ok, stiamo guardando questo cielo anche noi e proviamo a collaborare a questo. Secondo te quali sono gli aspetti che in questo momento nella vita comune possiamo attenzionare? Esattamente quello di cui abbiamo parlato, cioè la luce. Il Toro è una ispirazione di luce molto molto elevata e molto potente, ma bisogna riportarla in una condizione di lucidità di pensiero, perché tanto è potente con questo poi posizioni che abbiamo del cielo importanti, tanto può essere anche tradursi, come dicevamo anche prima, invece in un stato di confusione, di falsi idealismi, di annebbiamenti. Quindi rimanere molto agganciati e cercare di portarla in terra, questa luce, attraverso l'intelletto di cui siamo dotati a bella posta, perché si illumini quello che è il piano dei significati superiori, più profondi, anche di questa realtà conflittuale e difficile che in questa fase siamo chiamati ad affrontare, in cui solo la luce ci può illuminare.
Grazie Barbara Marotta, e proprio per riflettere su questo tema abbiamo collegato Taurus al campo di servizio dell'osservazione e del riconoscimento della realtà. Abbiamo invitato come nostra ospite, per cui intanto ringrazio di essere presente, Marzia De Alexandris, studiosa e ricercatrice degli aspetti sottili della vita. Marzia, questa volta ci occupiamo della chiara visione da mantenere attraverso tutti gli eventi, come proprio diceva Barbara. È chiaro che questo tema ci coinvolge in questo momento, ma ci fa anche riflettere su la chiarezza della realtà. Prima di tutto, a me veramente piacerebbe chiederti cosa vogliamo intendere per realtà. Innanzitutto buonasera a tutti, buongiorno a seconda del momento in cui ascolteremo questo podcast. Grazie per l'invito. E, in quanto alla domanda, che bella domanda, si richiederebbe ben altro fuoco di quello che io posso offrire. E però mi sentirei di rispondere subito dicendo che la realtà è ciò che non muta, ciò che rimane identico a se stesso. Ma affinché questo non rimanga semplicemente una risposta filosofica, per quanto bella e profondissima, io suggerirei, proporrei di interrogarci invece sul suo contrario, per poter gettare maggior luce. Che cos'è l'irreale e che cos'è l'illusione che l'irreale produce? E soprattutto, perché siamo soggetti all'inganno che l'illusione produce? Perché non possiamo pensare, non possiamo credere che la divina energia creatrice, o quella che chiamiamo Dio per intenderci, abbia questo come proposito, cioè quello di ingannare gli esseri umani. Dobbiamo piuttosto pensare che questo sia il frutto di una errata interpretazione che l'essere umano fa della realtà, e quindi diciamo è frutto della sua ignoranza. Detto questo, però, non abbiamo ancora colto il senso di questa domanda. E io penso che proprio Taurus ci aiuti a dirimere un po' questa situazione, perché, come ci diceva Barbara, Taurus è un segno di luce. E quindi ci dice che tutto è luce, e la luce è appunto questa energia che crea tutto ciò che esiste, che dirige ogni nascita e crescita. E in fondo appunto ci ricorda che tutto è luce, i nostri pensieri sono luce o vibrazione, stiamo parlando di luce intesa come vibrazione, non semplicemente come l'espressione della luce fisica. Quindi i nostri pensieri sono vibrazioni o luce, le nostre emozioni lo sono, fino ad arrivare appunto a quello che è la luce fisica. E allora io mi sono fatta un po' questo convincimento, questa immagine, che la luce che proviene dai piani superiori, da quello che si chiama il mondo dell'intuizione o il mondo delle idee o della ragion pura, chiamiamolo come più ci è familiare, man mano che penetra in questi successivi piani, livelli, involucri, che sono il piano mentale, il piano della mente, quindi, o il piano delle emozioni, attraversa quelli che sono di fatto delle diverse densità della sostanza, sono come delle tessiture diverse dello spazio, dei reti, delle geometrie, perché in fondo cos'è che distingue un pensiero da un'emozione? Possiamo veramente pensare che sia proprio questa diversa densità della sostanza. E allora, attraversando questi vari livelli, la luce è soggetta naturalmente a delle riflessioni o a delle rifrazioni diverse, che noi sbagliamo ad interpretare, e quindi letteralmente prendiamo lucciole per lanterne, per cui quelle sono fonte di illusioni. Ma facciamo un esempio ancora più pratico. Tutti noi abbiamo esperienza del famoso bastone immerso nell'acqua, e sappiamo che la parte immersa nell'acqua risulta storta, come se il bastone fosse piegato oppure spezzato. E questo avviene proprio perché la luce, passando da un mezzo meno denso che l'aria ad uno più denso che l'acqua, subisce quella rifrazione per cui produce questo effetto ottico della spezzatura, della piegatura del bastone. Ma noi conosciamo questo effetto ottico prodotto dalla luce, e quindi non veniamo ingannati dalle apparenze, e sappiamo benissimo che questo bastone è diritto.
Ecco, questo penso che ci possa aiutare a capire cosa succede, perché appunto queste illusioni si producono, che è semplicemente un effetto della luce. E allora credo che ricaviamo tre aspetti interessanti per noi. Il primo è che siamo soggetti inevitabilmente ad una gradualità di illusione che diminuisce quanto più noi riusciamo ad accostarci a questo piano dell'intuizione o del sentire profondo, cioè a quel punto dove siamo al cospetto della luce, che è appunto il piano degli illuminati, quindi dove la luce non ha bisogno di penetrare questi successivi involucri. E quindi lì siamo in grado di non farci deviare letteralmente dalle apparenze, perché ciò che appare non è, come il bastone dell'acqua ci ha insegnato. Il secondo aspetto è che non dobbiamo sentire come colpa questa illusione, perché è insito nello sviluppo umano, è una gradualità di conoscenze che ci aiuta ad arrivare a quel punto di chiara visione. Ma al contrario, siamo spronati da una parte all'umiltà, perché siamo coscienti che c'è sempre una parte di, c'è un grado di illusione che ci rende parziale la nostra prospettiva, e dall'altro siamo spronati anche ad accedere a un livello superiore, che è il nostro prossimo passo. E infine, che è forse il nucleo della nostra domanda, è che l'illusione, ci si libera dall'illusione grazie alla conoscenza. Questo è abbastanza, si deduce abbastanza facilmente, e la cultura serve esattamente a questo. È una progressiva conoscenza che ci consente di apportare i necessari correttivi alla visione, che questo riguardi la mente oppure le emozioni o anche il piano fisico. E la cultura è la base della civiltà. E noi riusciamo, o meglio, si valuta l'evoluzione di un popolo proprio dal grado della sua cultura. E quando un popolo è guidato da persone indegne, viene volutamente lasciato nell'ignoranza e perfino educato ad essa, proprio perché l'ignoranza non consente all'essere umano di liberarsi dalle illusioni. E la prima fra tutte è quella del potere. Si può esercitare potere sull'altro se l'altro è soggetto ad essere illuso, se l'altro può soggiacere agli incantesimi, all'ipnosi. E credo che i tempi che stiamo vivendo siano profondamente emblematici da questo punto infatti, di vista. Infatti, Marzia, grazie, hai veramente dato già anche degli strumenti utili per poter vedere in che modo ciascuno di noi può veramente intervenire per offrire un servizio nel campo dell'illuminazione, del riconoscimento della realtà, della chiarezza, in opposizione di questa chiara visione, in contrasto all'annebbiamento anche che questi tempi in qualche modo inducono. Sono tempi speciali questi, molti scritti sapienziali parlano della fine di un ciclo. Sì, assolutamente. Questi tempi sono stati predetti in migliaia di anni perfino. Li troviamo nei Purana indiani, fino al nostro Nuovo e Vecchio Testamento, e fino agli insegnamenti dell'8 e il 900 per arrivare ai giorni nostri. Tutti hanno parlato di questo momento, e questa predizione del futuro naturalmente non è il frutto di indovini o di fattucchiera, diciamo, di variarisma, è proprio dovuto di nuovo alla conoscenza, come ci siamo detti, e in particolare alla conoscenza dei cicli. Oggi noi siamo qui, ci siamo dati un appuntamento una settimana fa perché conosciamo il ciclo giornaliero e quello annuale, ma è facile pensare, e quindi abbiamo una capacità di previsione del futuro, ma è facile pensare che questi due cicli ovviamente siano dei sottomultipli di cicli molto più ampi, che sono conosciuti dai veri sapienti, e quindi sono stati preconizzati questi tempi come la fine di un ciclo amplissimo che comprende tutto quello che noi consideriamo come la nostra storia e che aprono a un ciclo invece completamente nuovo. E siamo assolutamente incoraggiati da quello che ci viene detto, perché si parla di questo ciclo che si apre come quello dell'età dell'oro.
O anche del Satya Yuga, per esprimerci in termini orientali, e che anche i latini conoscevano e preconizzavano con il termine di Saturnia Regna, cioè i regni di Saturno. Questo per dire che tutti sapevano che sarebbero venuti questi tempi, quindi di grande, il punto è che sono tempi di grande bellezza, ma richiedono un cambiamento complessivo, cioè l'abbandono di vecchi schemi mentali, di vecchie idee e di vecchi modi di fare, e tutto quello che noi stiamo vivendo, anche con una certa durezza che stiamo sperimentando, in realtà sono un collaudo, come avviene sempre alla fine di ogni ciclo, e quindi anche di una valutazione, e siamo indotti a distillare tutti quelli che sono i nostri talenti, le nostre ricchezze interiori che abbiamo accumulato in questo lungo torno di vita e di vite. E che serve, tutto questo scuotimento a cui siamo sottoposti serve proprio ad accendere, o se è già accesa, ad alimentare quella scintilla. È un po', come sfregare due selci, no? Ma a noi serve per ricavare questa scintilla, che è la scintilla del cuore, che è ciò che serve per aprirci al nuovo tempo. Il cuore come quell'apparato raffinatissimo che serve, che riesce ad andare oltre la dualità, capire che la dualità, la polarità, è l'esercizio ed è l'uso di una unità interiore. E possiamo far caso che tutto quello che abbiamo assistito, che stiamo assistendo, che sia la pandemia o la guerra, in fondo non ha fatto altro che ferocemente insistere verso un pensiero unico, nell'impedire la libertà di scelta, che è invece l'essenza di questo momento, cioè riprendere in mano le redini del proprio sé interiore e superiore. Marzia, grazie, perché a questo punto, ritornando sempre all'osservazione della realtà, al riconoscimento della realtà e quindi a questo lavoro di illuminazione di cui tu hai parlato, di un piano mentale che rinnova se stesso, che si pone veramente sotto la luce e riesce a sua volta a diffondere la luce, perché il futuro esista comunque occorre assumersi la responsabilità di guardare al futuro. Quindi, in pratica, che cosa ci può guidare in questa visione? Quale atteggiamento concreto può facilitare questa capacità creativa interiore che conosciamo, in qualche modo abbiamo anche sperimentato, ma che insieme sicuramente appartiene a tutti gli esseri umani e può sicuramente determinare il futuro migliore che ci aspetta? Risponderei con quella che sembrerebbe una battuta, ma non lo è. Dobbiamo semplicemente essere quello che siamo, e andando un po' più fornirci degli strumenti che penso ognuno di noi ha immaginato, sicuramente la meditazione è uno di questi, proprio perché il senso è quello di riprendere il contatto con noi stessi, con la nostra interiorità, e di capire chi siamo, e indubbiamente è la meditazione è lo strumento che da sempre insegna questo, ma su questa via tutto ciò che ci aiuta a riprendere questo contatto con la nostra interiorità, e quindi accanto e oltre la meditazione anche il contatto con la natura, il creare degli spazi di silenzio e di solitudine, sono tutte circostanze che ci consentono la ripresa di questo contatto interiore e il risvegliarci a quella che è la nostra vera natura. L'alimentazione del fuoco interiore di cui parlavi, non soltanto l'accensione ma poi la cura di questo fuoco che va mantenuto vivo e che ci serve poi come carburante per creare questo futuro. Quindi, in una frase sintetica che ci aiuti a mantenere vivo un compito in relazione alla chiara visione, quale potrebbe essere? Se mi permetti ne proporrei due. Bene. Che sono praticamente quasi identiche, ma sono dette, intanto sono conosciutissime e già usate da molti, ma credo che in relazione a quello che abbiamo detto, in fondo abbiamo fatto tutta una cosa sull'essenzialità, no? Cioè sul ritiro dalle forme, che è la nostra condizione, sul porci in quella che è la posizione più elevata che possiamo raggiungere, dove tutto è luce, ossia vibrazione, dove tutto è uno, ossia tutto è legato da quell'energia che chiamiamo amore, e dove tutto è proposito, è l'evoluzione, è espressione di un proposito. E allora queste due frasi sono, una detta è un'affermazione ed è detta dall'io che si autoricorda la propria natura, e l'altra invece è una
è un comando che va espresso, che esprime il sé superiore che è conscio di sé e che moltissimi di noi riconosceranno subito e soprattutto molti usano. E allora l'affermazione dice così: io sono luce, io sono amore, io sono verità, io sono. E il comando che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra. Grazie Marzia, grazie Barbara, grazie al gruppo Aldebaran che ha avviato questa serie di podcast sul mandala celeste del servizio, grazie al cielo mi verrebbe da dire per quello che ci offre in ogni momento della nostra vita. Ecco, allora faremo tesoro di queste magnifiche espressioni, di queste magnifiche frasi che ci hai proposto Marzia, perché alcune magari sono note ad alcuni, altre meno, ma sicuramente sono utili per tutti in qualsiasi momento della vita e ne faremo tesoro anche per offrire questo nostro piccolo servizio ad un progetto più ampio. Alla prossima, grazie a tutti. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a voi, grazie. Questo podcast è stato offerto dalla comunità di Etica Vivente grazie al lavoro di ricerca del gruppo di Astrosofia Aldebaran.